Patagonia, il viaggio alla fine del mondo. Allora, questa sera appunto vi parleremo di questo viaggio spettacolare. Aspettiamo un attimino che si colleghino altre persone. Nel frattempo passo la parola a Agnese che vi spiega anche per il discorso delle domande. Buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi. Vi volevo solamente dare due informazioni tecniche per quanto riguarda, andrà avanti tutta la presentazione e alla fine, cioè voi durante la presentazione potrete mandarci tutte le domande che volete, poi alla fine saranno i nostri colleghi a rispondere a tutte le vostre domande, a tutto quello che voi vi viene in mente di chiederci. Intanto passo la parola a Anna Maria e vi ringrazio ancora. Allora, buonasera a tutti. Sono qui a fare la presentazione del mio viaggio, perché questa è la mia Patagonia, il viaggio che io, nonostante tanti paesi visitati, la Patagonia è nel mio cuore. Quindi sono molto felice di presentarvi questo viaggio e intanto cominceremo a sognare, poi metteremo altri paletti, però intanto il sognare questo viaggio è importantissimo. Ringrazio Quality Group, che è il tour operator con Latitude Patagonia, che ci sta organizzando questo splendido viaggio, Daria Gatti e Francesco Vitali, che darete i vostri giudizi dopo. È una persona che io l'amo già di mio, ma quando sento lui la amo ancora di più. Quindi sarà veramente una bella, bella serata. Passo la parola a Daria e veramente grazie per questa opportunità che ci date per far, diciamo, vivere delle emozioni anche ai nostri clienti. Grazie mille a tutti e buona visione. Grazie Anna Maria, guarda che Francesco così si monta la testa, tu non hai idea di cosa hai fatto dicendo queste parole, si monta la testa, parole giustissime. Io sono Daria Gatti, Area Manager Quality Group, intanto ringrazio voi, quindi Anna Maria, Lorna e Agnese per darci questa possibilità stasera di fare questo viaggio virtuale, perché in questo momento tutti noi viaggiamo soltanto virtualmente, però, come dicevi tu, è giusto sognare nell'attesa di farlo il prima possibile, proprio fisicamente. E questa sera sì, abbiamo scelto, cioè avete scelto un viaggio che è nel cuore di tutti noi collegati, perché è un viaggio epico, un viaggio straordinario, davvero da fare almeno una volta nella vita. Sembra una frase fatta, ma non la è. Tra l'altro è un'Argentina, ma appunto molto particolare perché vedrete come si svolgerà questo viaggio. A raccontarcelo, a condurci per mano attraverso questo paese favoloso sarà appunto Francesco Vitali, grandissimo titolare di Latitude Patagonia, che è uno dei 9 brand che formano il nostro consorzio Quality Group. Grandissimo viaggiatore, grandissimo appassionato dei suoi paesi, che programma da dunque nel Quality Group da 10 anni. Quest'anno, Franci, anche il tuo compleanno, 10 anni di Quality Group, ma da tanti, tanti, tanti anni prima. In realtà lui è un grande appassionato di Sud America, e quindi Argentina, Cile, Bolivia ed Ecuador. Per cui penso che nessuno meglio di lui potrà raccontarci questo viaggio straordinario. Quindi, Franci, io ringrazio appunto tutti voi che siete collegati. Se, come dicevano le ragazze, volete chiederci qualcosa, Francesco sarà a vostra disposizione durante o alla fine della presentazione. Godiamoci questa oretta di viaggio alla fine del mondo. A te la parola, Franci. Bene, grazie Daria, grazie a Anna Maria, Lorna, Agnese, Anna Maria per le tue belle parole, così la mia ansia da prestazione cresce. Bene, vi ringrazio moltissimo. Però insomma parliamo di quella che è la mia seconda casa, quindi mi auguro di riuscire a farvi un pochino innamorare di questa destinazione, anche perché Daria e Anna Maria l'hanno detto, per ora viaggiamo solo virtualmente, ma qui parliamo di un viaggio vero programmato per il marzo del 2022, quindi qualcosa di concreto e che siamo assolutamente fiduciosi che si potrà realizzare. Quindi iniziate a immaginare che piano piano, un pezzo alla volta, potete iniziare a mettere in valigia quello che servirà per questo viaggio del prossimo marzo. Bene, iniziamolo questo viaggio. Iniziamo inevitabilmente con un lungo volo intercontinentale. L'Italia è collegata con l'Argentina da
due, tre compagnie, diciamo, qualcuna in più se prevediamo degli scali europei, comunque sono 14 ore di volo. Sorvoliamo l'Atlantico e arriviamo dall'altra parte del mondo. E allora immaginiamo che durante questo volo notturno, i voli che collegano l'Italia con l'Argentina sono appunto dei voli notturni, magari assopendoci ci torneranno alla mente delle immagini. Mentre sorvoliamo appunto l'Atlantico, entreremo dalla parte della costa del Brasile per poi arrivare verso la città di Buenos Aires, però ci torneranno magari alla mente appunto le immagini di quello che abbiamo studiato quando andavamo a scuola. E perché prima di parlare del viaggio che abbiamo programmato, che Anna Maria ha disegnato con tanta attenzione per questo sogno appunto del prossimo marzo 2022, dobbiamo dire che non è un viaggio qualsiasi, è un viaggio epico. E perché è un viaggio epico? Perché questo è un viaggio sulle orme dei grandi esploratori, uno su tutti, un signore che si chiamava Ferdinando Magellano. Bene, Magellano è un termine che sentirete più di una volta durante questa presentazione. E allora andiamo a capire perché il viaggio di Ferdinando Magellano è stato un viaggio così epico. Pensate che gli storici paragonano la scoperta di Magellano all'arrivo di Neil Armstrong con l'Apollo 11 sulla Luna. Cioè, secondo gli storici, il viaggio di Magellano è uno dei viaggi più importanti nella storia dell'uomo. E allora c'è un antefatto che ci serve capire prima di, come dire, comprendere l'importanza. Un papa, tale Alessandro VI, decise attraverso un trattato nel giugno del 1494, trattato noto come trattato di Tordesillas, che in quel momento il mondo era diviso in due, metà del mondo era della Spagna e metà del mondo era del Portogallo. In questa mappa vedete esattamente la parte, ad esempio, centrale, quella assegnata al Portogallo, come taglia una riga anche sul Sud America. E guardate un po', quella riga è proprio il Brasile, l'unico paese di lingua portoghese del Sud America. Tutto nasce in quel momento lì, quando questo papa decide che queste due grandi potenze atlantiche debbano spartirsi il mondo. Bene, agli spagnoli questa cosa non sta tanto bene. E quando un giovane imperatore, per la verità, Carlo V, ascende al trono, decide che deve trovare una soluzione, perché questa divisione del mondo fatta in questo modo di fatto assegna la terra delle spezie, l'Asia, al Portogallo, perché in quel momento l'unico modo per raggiungere l'Asia è attraverso l'Atlantico, però bisogna attraversare la terra dei portoghesi. Come si fa? E allora qualcuno, un portoghese in questo caso, arriva dalla corona di Spagna e dice: guardate che esiste un passaggio a ovest, esiste un modo per raggiungere la terra delle spezie, per raggiungere l'Asia attraverso l'Atlantico a sud. Nessuno sa se sia vero, ma qualcuno ha imparato, in un'epoca in cui ancora la terra qualcuno se la immaginava così, qualcuno ha imparato che pochi anni prima un signore che si chiamava Cristoforo Colombo, attraverso una straordinaria spedizione, pensate un po', è riuscito a scoprire l'America. E allora viene data fiducia a questo signore che si chiama Ferdinando Magellano e inizia così un viaggio incredibile. Il 10 agosto del 1519 partono da Siviglia 5 navi con a bordo 240 uomini. La missione è quella: trovare il passaggio a ovest, raggiungere l'isola delle Spezie. Bene, torneranno a Siviglia molti anni dopo solamente 2 navi e solamente 23 uomini, quindi immaginate che sacrificio è stato realizzare questo viaggio. Il viaggio dura in totale 3 anni, ma come abbiamo detto di fatto ha cambiato la storia dell'umanità e ha dimostrato per la prima volta che tutte le terre si possono circumnavigare. Le Indie, come le Americhe, sono raggiungibili via mare. Bene, il viaggio è stato difficilissimo. All'inizio immaginate che dopo mesi il primo passaggio che si trova è questo, il Rio della Plata. Oggi noi sappiamo che questo è sostanzialmente un estuario del fiume Uruguay e del fiume Paraná, ma è un estuario lungo 290 chilometri, largo ben 220 chilometri. Beh, a prima vista può apparire un mare. E qui, per la prima volta, Magellano si insinua dentro la terra convinto di aver trovato il suo passaggio, ma siamo molto più a nord del passaggio reale. Bene, le truppe, diciamo, e l'equipaggio sostanzialmente delle navi inizia a non credere più alla missione di Magellano, fiaccati già dalla stanchezza di questi primi mesi di viaggio, di questa missione impossibile, capitanata da un portoghese, quindi il nemico, è una missione spagnola, quindi immaginate come gli altri comandanti delle altre navi spagnoli vedessero di non di buon grado, ecco, diciamo così, questo portoghese che era arrivato con questa idea visionaria senza nessuna prova reale che fosse possibile. E quindi dopo alcuni mesi, dopo questo primo fallimento lungo il Rio della Plata, inizia un ammutinamento che Magellano riuscirà a sedare anche attraverso il sacrificio di alcune persone, come dire, che appartenevano a questa missione, e infine però a dimostrare che aveva ragione,
perché alcuni mesi dopo in realtà viene trovato, io vi chiedo scusa ma ho le slide che vanno un po' avanti da sole, alcuni mesi dopo in realtà il 21 di ottobre del 1520 c'è un'insenatura proprio laggiù alla fine, al sud del mondo, trova lo stretto che percorre per 700 chilometri e si chiama lo stretto di Magellano. Attraversare questo stretto è un'avventura talmente difficoltosa, i venti, le onde, viene circumnavigata ogni baia, ogni insenatura, ogni fiordo. Oggi noi sappiamo che questo stretto esiste, ma in quel momento nessuno lo sapeva con certezza, e quindi è un'esplorazione costante. Bene, alla fine finalmente sbucano dall'altra parte, in un mare calmo, placido, che proprio lui battezzerà Oceano Pacifico. Quindi anche questo nome, che oggi tutti conosciamo, deriva da questo viaggio. Il nome a questo oceano lo ha dato proprio questo signore che si chiama Ferdinando Magellano. Bene, quando finalmente raggiungono il mare, la nave con il maggior carico di viveri decise di disertare e di rientrare a Siviglia. E a quel punto le navi e i marinai rimanenti devono affrontare un viaggio ancora più difficile, pieno veramente di incertezze. 3 mesi ancora di viaggio per raggiungere finalmente le isole che oggi conosciamo come Filippine. Neanche Magellano tornerà da questo viaggio, perché preso un po' dalla sua mania di conquista, perirà durante una battaglia. E tutto quello che sappiamo noi oggi della storia di questo viaggio lo dobbiamo proprio a un italiano, un signore che si chiama Antonio Pigafetta, navigatore, geografo e scrittore appunto italiano, come dice la nostra grafica, cittadino della Repubblica di Venezia, è colui che ha scritto Relazione del primo viaggio intorno al mondo. Ed in questo libro per la prima volta appaiono termini come Patagonia, perché il termine Patagonia deriva da questo, da Tierra de Patagones. Guardate questa immagine, un uomo più piccolo, lo spagnolo, e questi uomini grandi, questi giganti che sono stati trovati in questa terra, giganti a piedi nudi, con questi piedi grandi. Pata in spagnolo significa piedi, quindi Patagonia è la terra degli uomini con i piedi grandi. Per la prima volta questo termine appare sul libro di Pigafetta. Oggi tutti conosciamo la terra del fuoco, e anche questo termine appare per la prima volta nelle cronache di Pigafetta. E perché la terra del fuoco? Perché quando le navi di Magellano arrivarono nelle coste a sud, a Ushuaia, lungo il canale di Bigolo e lo stretto di Magellano, sostanzialmente i fuochi accesi dalle tribù locali, gli Yamanas ed altri che popolavano quelle coste, si scaldavano con questi fuochi, e quindi il termine viene dato appunto da Magellano, il termine la terra dei fuochi o la terra del fuoco. Bene, compreso perché il viaggio che andremo a fare adesso insieme è così straordinario e perché spesso sentiremo tornare il termine di nome di Ferdinando Magellano, iniziamolo però questo viaggio, Anna Maria. E ora tu, che da grande innamorata dell'Argentina e della Patagonia, ti chiederò di intervenire, insomma, quando vuoi ovviamente raccontaci le tue emozioni e quello che è stato per te scoprire l'Argentina e tornarci, visto che non ci sei andata una volta sola. Atterriamo a Buenos Aires, siamo in Sud America, l'Argentina è il secondo paese più grande del Sud America, l'ottavo paese più grande del mondo, circa 10 volte l'Italia. Ora, immaginate che sono 4.300 chilometri da nord a sud. Proviamo a mettere a fuoco cosa vuol dire visitare un paese che sono 4.300 chilometri da nord a sud. È la distanza che c'è tra Rovaniemi, cioè il paese di Babbo Natale, e Reggio Calabria. Questa è la distanza che c'è tra il confine più a nord dell'Argentina, la cittadina di La Quiaca, al confine con la Bolivia, e la città di Ushuaia, nella Terra del Fuoco. Bene, noi ci concentreremo su una parte del paese, sulla Patagonia, e visiteremo in questo viaggio sia la Patagonia argentina che la Patagonia cilena, attraverso un'esperienza straordinaria, che è quella della navigazione alla fine del mondo. Così ci accoglie Buenos Aires. Buenos Aires, c'è una frase che a me piace molto, che dice: Buenos Aires è una Parigi in cui si mangia italiano e si parla spagnolo. Qui siamo in Sud America, l'America Latina è lontana, marginale, periferica. Questo è il centro del mondo, o meglio un ritaglio di mondo antico nel pieno del mondo nuovo. E nel visitare Buenos Aires non si può ovviamente non passare attraverso il suo centro storico. Qui vediamo la Plaza de Mayo, la Piazza di Maggio. Qui affaccia la Casa Rosada, dove si trovano gli uffici presidenziali, la sede del governo, più che altro della presidenza della Repubblica del paese, la massima autorità argentina. E davanti alla Casa Rosada si trovano per terra queste figure, sono dei foulard stilizzati che raccontano una storia triste, che è una pagina recente, una ferita aperta nella storia dell'Argentina, la storia delle Madres de Plaza de Mayo, queste donne che sono andate a chiedere giustizia per i desaparecidos, quei 30.000 ragazzi che durante il periodo soprannominato della guerra sucia, e cioè la guerra
guerra sporca, quando la dittatura ha preso il potere in Argentina a partire dal 1976, sono stati fatti sparire 30.000 e sono i desaparecidos. E quindi chiaramente nel visitare la Piazza di Maggio le guide non potranno fare a meno di raccontarci un po' di questa storia. Se saremo a Buenos Aires un giovedì, e mi pare che ci saremo, ci sarà l'occasione appunto per vivere l'esperienza anche di assistere a questa manifestazione. Ancora oggi le madri di Piazza di Maggio vanno qui a chiedere giustizia. Quella che vedete è la strada cittadina più grande del pianeta, parliamo della Avenida 9 de Julio, sono 24 corsie da parte a parte e attraversa il centro, meglio il microcentro, cioè il centro del centro di Buenos Aires. Buenos Aires è un po' come New York, io dico sempre, è una di quelle città che ha mille anime, mille quartieri, tutti diversi tra di loro e ognuno con un proprio sapore. Ho visto che parlavamo di New York, un flavor, come dicono in Nord America. Ci sono molte cose in comune tra queste due grandi città così lontane e qualcuna la scopriremo insieme. L'immagine che vedete su quell'edificio in fondo, la 9 de Julio, è l'immagine di una delle donne più importanti della storia argentina, tale Eva Duarte, nonché Evita Perón, moglie dell'allora presidente Perón, è la donna che più di tutti ha rappresentato i bisogni dei più bisognosi, appunto, i bisogni dei più poveri, i bisogni dei descamisados, quelli che non avevano neanche la camicia. Bene, a lei sono dedicate ovviamente opere teatrali, canzoni, e è un personaggio veramente rappresentativo. Tant'è che una delle visite che merita di essere realizzata durante un viaggio in Argentina è anche quella al cimitero della Recoleta. Qui vediamo proprio la tomba di Evita Perón. Bene, l'idea di andare a visitare un cimitero durante un viaggio di piacere può sembrare un po' anomalo, ma questo è un cimitero monumentale, in realtà è come entrare in un museo straordinario, e qui troviamo anche appunto la tomba di Eva Duarte Perón. Vi dicevo Recoleta, siamo nel quartiere più elegante di Buenos Aires, quello che vedete è l'Alvear Palace, uno degli hotel di lusso assoluto di Buenos Aires, e sembra proprio un angolo di Parigi, un po' complice il negozio di Hermès che vediamo qui nell'angolo, sembra veramente falda. Qui si trova la panchina di questo simpatico personaggio nato dalla penna di un disegnatore argentino che si chiama Aquino e che rappresenta abbastanza bene lo spirito anche un po' polemico dei nostri amici argentini, perché gli argentini sono latini, sangue caldo, e quindi voglio dire sono sempre un po' in polemica con i vicini, con la politica, insomma. E Mafalda era una bambina che portava messaggi importanti a tutela anche in questo caso un po' dei più deboli, diciamo una piccola Evita Perón nata dalla mano di questo famoso disegnatore. Altra anima di Buenos Aires, cambiamo, entriamo nel quartiere forse più italiano di Buenos Aires, vedete il cartello, il Caminito, perché siamo alla Boca, e alla Boca si trova questa celebre passeggiata che si fa a piedi, dove troviamo gli artisti di strada che ci offrono dei dipinti e queste figure di alcuni personaggi celebri dell'Argentina, ad esempio Maradona. E qui ad esempio vedo che però tra i personaggi celebri troviamo anche Anna Maria. Dico una cosa, Anna Maria, prima di chiederti se ti è piaciuta la Boca, qual è stata la tua emozione nel visitare Buenos Aires. Pensate che viene considerato il quartiere più italiano per certi aspetti di Buenos Aires, fondato dai genovesi, tant'è che era il quartiere degli Xeneises. Si dice addirittura che il nome La Boca derivi proprio da un quartiere di Genova che si chiama Bocca d'Asse. In realtà è dubbia questa interpretazione, tuttavia è come dire suggestiva. E dicevo, ci sono questi personaggi celebri, in questo caso vediamo Maradona affacciarsi dalle finestre, queste riproduzioni di questi personaggi, e qui c'è una foto un po' d'antan, direi, un po' di qualche anno fa. Questo forse era, non so se è il tuo primo viaggio in Argentina, di quando stiamo parlando, Anna Maria? Allora, intanto si dice Xeneise, perché io ho il marito genovese, quindi sono qui eravamo nel 2014 quando siamo andati qui, e questo quartiere è particolarissimo perché veramente c'è, qui si sente anche l'anima proprio del tango, perché ci sono ballerini ovunque che ti prendono e ti fanno ballare. Noi sinceramente con scarpe da trekking e calzini, insomma. Però ecco, qui si sente veramente l'anima proprio, l'anima popolare, proprio l'anima della città. E ripeto, ho il marito genovese con tutta la famiglia e secondo lui si sente anche un po' della genovesità del posto proprio. Vero, vero, ma infatti poi adesso avremo il tempo di parlare un minutino magari dell'aspetto legato all'immigrazione, di questa sensazione incredibile che si prova quando atterriamo a Buenos Aires. Arriviamo dall'altra parte del mondo,
ritiriamo i bagagli, timbriamo il passaporto, usciamo dall'aeroporto dopo un volo che ha attraversato un oceano, eppure ci sentiamo immediatamente a casa nostra. Questa è l'emozione incredibile che si prova visitando questa città, dove gli italiani hanno dato un contributo veramente sostanziale alla nascita, alla crescita di Buenos Aires. Vi parlava Anna Maria del tango. Beh, il tango è ovviamente la colonna sonora di un viaggio in Argentina, e quindi sì, alla Boca come a San Telmo è facile vedere coppie che ballano il tango per strada, ovviamente spesso a uso dei turisti, ma in realtà in Argentina il tango ovviamente è un ballo popolare ancora molto vivo nelle tradizioni locali. Chiaramente nel viaggio con Anna Maria si è pensato di mettere i clienti nelle condizioni di vivere un'esperienza adeguata al turista, e che quindi è la cena con spettacolo di tango. Quindi non andremo in una milonga, che è il posto, chiamiamolo, popolare per vedere dove ballano il tango gli argentini, cosa che poi, come Anna Maria sa, in base agli interessi dei singoli partecipanti si potrà anche tranquillamente vedere di fare una scappatina così a spiare in una milonga come le coppie si invitano, tutto questo rituale del corteggiamento che è molto interessante e affascinante. Però sicuramente un'esperienza da non perdere è una cena con spettacolo di tango. Il mio la mia casa de tango, il mio caffè preferito per andare a vedere il tango, si chiama Caffè de los Angelitos, è un caffè storico, quindi molto, secondo me, coerente con quella che è la storia del tango. Si mangia benissimo, grandissimi ballerini, come diceva Discepolo, Enrico Santos Discepolo, uno dei più importanti rappresentanti del tango argentino: il tango è un pensiero triste che si balla. Bene, qui appunto, grande spettacolo. Però ci spostiamo, andiamo nel quartiere più moderno di Buenos Aires, Puerto Madero. Più moderno, ma sembra la fine, ma è anche l'inizio, perché qui è dove arrivavano le navi con i migranti. Ecco che adesso avremo occasione di parlare dell'immigrazione. Oggi vediamo questi edifici, questi palazzi, grattacieli che ricordano quasi una grande capitale del Nord America, ed effettivamente Puerto Madero ha un non so che di nordamericano e anche un non so che di New York, perché è una zona piena ad esempio di ristoranti. Infatti viene considerato un food district, cioè una zona appunto dove si va per vivere un'esperienza anche da un punto di vista culinario. Tutte le luci che vedete in basso sono sostanzialmente ristoranti. Questi edifici sono invece grandi alberghi, grandi condomini di lusso. È una zona per ricchi, Puerto Madero, è una zona residenziale, quindi per la Buenos Aires bene. Quindi sembra la fine, sembra la parte più moderna dell'Argentina, ma è dove tutto ebbe inizio, perché qui, come dicevamo, arrivavano le navi con i migranti. Un altro parallelismo con New York: c'è un ponte a collegare le due darsene di Puerto Madero, si chiama Puente de las Mujeres, e l'architetto che l'ha realizzato è un tale Calatrava, che è lo stesso che ha realizzato la fermata della metropolitana, io la definisco così, soprannominata Oculus Rift, che è quella bellissima struttura che si trova a fianco delle due fontane che oggi sono note come 9/11 Memorial, che ci ricordano appunto il triste evento dell'11 di settembre. E quindi di nuovo un parallelismo con New York. E non è l'ultimo, l'ultimo forse sarà questo, ed è, tutti conoscono Ellis Island, e cioè il posto dove i migranti, dove i nostri avi, tra la metà, seconda metà dell'Ottocento e il principio del Novecento, andavano per cercare la fortuna. Ma quando si andava in America in cerca di fortuna, non si andava mica solo negli Stati Uniti. L'America era l'America, era un sogno che andava dal Canada fino alla Terra del Fuoco. E quindi, così come a New York c'è Ellis Island, a Buenos Aires c'è l'Hotel de Immigrantes, proprio qui a Puerto Madero. Oggi è un museo gestito dall'università ed è una visita, secondo me, sempre meritevole, perché all'interno, attraverso le foto dell'epoca e appunto le testimonianze, abbiamo l'occasione di dare un senso a quella emozione, a quella strana sensazione appunto che abbiamo provato quando, atterrando, abbiamo avuto la sensazione di essere a casa. Qui tutto assume un significato, e quindi sicuramente, Anna Maria, anche nel tuo viaggio, dico sempre, compatibilmente col fatto che l'università decide le aperture e le chiusure del museo un po' come vuole, ma indubbiamente un passaggio al Museo della Migrazione è una cosa che vale la pena tenere sempre in considerazione. E di nuovo, avevo detto che era l'ultimo parallelismo con New York, ho mentito. L'ultimo è questo, ed è la Central Park di Buenos Aires, Bosques de Palermo, questo enorme parco cittadino dove appunto i porteños, come si chiamano gli abitanti di Buenos Aires, cioè gli abitanti della città col porto, così gli altri argentini chiamano gli abitanti della capitale, vanno a passare il loro fine settimana al tempo libero, correndo, facendo jogging, proprio come succede a Central Park. Però lasciamola questa bellissima città, spostiamoci qui e iniziamo da
Non so se tu su Buenos Aires vuoi aggiungere qualcosa, Anna Maria, evidentemente, come sai, intervieni in qualsiasi momento. Certo, no, sei stato, diciamo, esaurientissimo, cioè nel giro panoramico che faremo cercheremo proprio di scoprire tutte le varie, diciamo, le varie bellezze di questa città che veramente merita di essere visitata, forse anche più del tempo che ci stiamo, però chiaramente cercheremo di vedere il più possibile, di farvi toccare con mano i quartieri più importanti e le cose più importanti di questa città che, ripeto, è veramente molto bella. Assolutamente, ma è proprio vero, si va sempre via da Buenos Aires con la sensazione di non esserci stati abbastanza, ma anche quando ci stai 5-6 giorni è lo stesso, ed è una di quelle città dove viene voglia di tornare. Per questo io dico sempre, io sono un grande amante, come avrete capito, anche di New York, ed è uno di quei posti dove torni e vuoi vedere altre cose, c'è sempre qualcosa di nuovo, è una città molto vivace e frizzante. Ma il nostro viaggio è un viaggio alla fine del mondo, è un viaggio alla scoperta della Patagonia, una terra raccontata di cui si è scritto tantissimo. Qui qualcuna delle celebri copertine, sicuramente uno dei libri più famosi è In Patagonia di Bruce Chatwin, ma ce ne sono, come vedete, moltissimi altri. E allora mettiamola a fuoco questa regione dell'Argentina e del Cile, perché come vedete nella nostra mappa di sinistra c'è una riga bianca che scende dalla cittadina di Puerto Montt, che si trova nella parte grigia in Cile, e arriva giù appunto fino allo stretto di Magellano. Bene, quella riga separa la Patagonia argentina, che vediamo nella parte di destra, dalla Patagonia cilena, che vediamo nella parte di sinistra. La gran parte del territorio della Patagonia in realtà appartiene all'Argentina, ma come avremo modo di vedere, anche in quella cilena ci sono cose assolutamente meritevoli e interessanti. Tutta questa regione occupa una superficie di 800.000 km quadrati. Ora immaginate che l'Italia è circa 300.000 km, quindi solo questa regione del Cono Sur, come viene chiamata, della punta estrema del Sud America, è circa 3 volte l'Italia. E allora bisogna fare un po' delle scelte. Cosa andiamo a vedere? Bene, in questo viaggio con Anna Maria si è scelto ovviamente di farvi vedere le cose più belle, e in più con l'esperienza incredibile che vedremo tra poco della navigazione Australis. La distanza via terra sono 2.300 km solo in Patagonia, da nord a sud. Ma iniziamo il viaggio vero e proprio, quindi seguiamo e lasciamo Buenos Aires e voliamo alla fine del mondo, voliamo su Ushuaia, la capitale della Terra del Fuoco. Guardate questa immagine dell'aeroporto, se già non ci dà l'idea di essere arrivato in un ultimo avamposto, all'ultimo punto della Terra, perché più a sud di Ushuaia di fatto non c'è praticamente nulla. C'è un minuscolo paesino nella parte cilena che si chiama Puerto Williams, ma non è una città. E quindi questa è, a giusto titolo, la città più a sud del mondo. Si affaccia su questo canale, come vedete, questo stretto a sua volta, in realtà, che si chiama Canale di Beagle, che prende il nome da un altro viaggio epico, che è il viaggio proprio del Beagle. Un viaggio che molti anni dopo quello di Magellano, siamo già a principio dell'Ottocento, ha circumnavigato il globo per una serie di interessi scientifici, tanto che a bordo di questa imbarcazione, capitanata da un signore che si chiama Fitzroy, che poi sentiremo anche più avanti, c'era un altro signore che forse conoscete, che si chiama Charles Darwin. È il famoso naturalista inglese da cui è nata, appunto, durante questo viaggio, durante la tappa alle Galapagos, è nata la teoria dell'evoluzione della specie. Ma rimaniamo su Ushuaia, il cartello dove non si può non andare a fare una foto, evidentemente, Ushuaia, fin del mondo. Io prendo sempre in giro i miei amici di Ushuaia e gli dico: la vostra città è nata come colonia penale, quindi tanto ospitale non deve essere. Ora, in realtà non è così, e che evidentemente le colonie penali sono nate in quei posti dove era più difficile fuggire, e effettivamente scappare dall'isola della Terra del Fuoco non è proprio una cosa semplicissima se non abbiamo un aereo a disposizione, proprio perché il mare da quelle parti non scherza a niente. Ma vedremo poi che la nostra navigazione in realtà è praticamente tutta all'interno dei fiordi, e quindi in realtà molto confortevole. Il carcere oggi è stato convertito in un museo, si chiama Museo del Presidio della Fin del Mondo. Nel programma con Anna Maria è previsto ovviamente il primo giorno di arrivo a Ushuaia, la visita della città, quindi sicuramente anche del tempo per andare a fare una passeggiata e visitare tranquillamente questa interessante installazione, perché come vi dicevo l'ex carcere è parte appunto fondante della storia della città, quindi vale sicuramente la pena. E poi, prima di imbarcarci per andare alla fine del mondo nel vero senso della parola, passeremo di qui, quindi una visita al Parco Nazionale della Terra del Fuoco. Paesaggi magnifici che vedremo poi cambiare più andremo verso sud e risaliremo poi verso il Cile, ne vedremo altri di uguale bellezza, però non si può non pensare di fare un passaggio dal Parco Nazionale della Terra del Fuoco.
dove oltretutto ci metteranno il timbro sul passaporto. Questo signore è il cartero del fin del mondo, forse non l'avete visto, ma questo Correo Argentino, questo è l'ufficio postale più a sud del pianeta, e quindi questo signore che c'è all'interno, il cartero del fin del mondo, il postino della fine del mondo, beh, è un personaggio mitico, perché lui arriva e metterà il timbro sul nostro passaporto. E anche qui mi pare che un passaggio nel Parco Nazionale, Anna Maria, tu l'abbia fatto, e quindi due parole, mi farebbe piacere avere anche qualche tua sensazione sull'esperienza della visita a Ushuaia. Eh sì, quando arrivi lì, cioè ti sembra impossibile di dire sono, pensi alla cartina e dici sono qua giù in fondo, e quando poi arrivi qui davanti a questo cartello, no, dici ma allora ci sono proprio arrivata. È proprio un'emozione che a volte è difficile spiegare, cioè senti proprio un friccicorino, dico io, quello che ho provato io, questo signore, mio marito, e è veramente, ti dà, ecco, una sensazione particolare, cioè quando arrivi agli estremi proprio del la terra, dici insomma sono arrivata qua giù. E ripeto, la cosa importante è avere, cioè almeno c'è in testa la cartina del mondo e dici mamma mia, esiste proprio, non è solo un punto sulla cartina, ma esiste proprio una punta che è la fine proprio del nostro continente. E per me è stato veramente emozionante, sia la prima volta che la seconda volta che sapevo cosa avrei trovato, però cioè è una cosa, per un viaggiatore è veramente una cosa incredibile, veramente incredibile, da provare assolutamente. Condivido con te, infatti sai, tutta la mistica di Ushuaia, io prima ti dicevo che prendo in giro i miei amici dicendogli che la città è talmente ospitale da essere nata come colonia penale, in realtà la città è molto carina, è piacevole per passare anche tranquillamente un paio di giorni, oltre a tutte le visite che si possono fare, ma la mistica dell'esperienza è proprio in questa sensazione di esserci arrivati, non è tanto la città, poi sai, noi italiani di città belle ne abbiamo tante senza doverci spostare da qui, quindi non è tanto la parte urbana della città di Ushuaia, ovviamente il suo contesto paesaggistico, la natura che la circonda, ma è proprio questa sensazione di dire ma io sono proprio qua giù. Io mi ricordo che avevo mandato dal telefono un'immagine, la prima volta che sono stato, alla mia compagna, dove dal satellite si vedeva dove ero io e dove era l'Italia, e ti dà proprio questa sensazione di essere nel punto più a sud del globo, perché sotto la Terra poi gira veramente, no? E quindi sì, è una sensazione, condivido con te, difficile da trasmettere, ma che rimane assolutamente impressa in chiunque la sperimenti, diciamo. Durante la visita al Parco Nazionale sarà offerta poi la possibilità, ovviamente Anna Maria che conosce ci ha chiesto di mettervi nella condizione, chi di voi avrà la fortuna e la possibilità di fare questo viaggio, di sperimentare anche l'esperienza a bordo del trenino, chi vorrà potrà decidere di fare all'interno della visita, durante la visita, un piccolo tragitto anche a bordo di questo treno che corre su delle rotaie che a suo modo sono mitiche, tutto torna un po' alla storia dei carcerati, queste sono le rotaie dove una volta i carcerati andavano con mezzi ben meno comodi di questi a spaccare la legna nel Parco Nazionale per riportarla nel carcere che al tempo si scaldava appunto solo a legna, e quindi ci sarà anche la possibilità di fare un piccolo tragitto a bordo del trenino, ma a questo punto, visitato il Parco Nazionale Terra del Fuoco, il pomeriggio di questa giornata è previsto l'inizio della parte indubbiamente più epica del nostro viaggio, che è l'imbarco sulla motonave Australis. E qui Anna Maria io te lo chiedo, perché io la prima volta che ho fatto l'Australis, ricordo che la notte prima non ho dormito, ero stato in Patagonia già forse 10 o 12 volte prima di provare questa esperienza, però mi ricordo che ero in albergo a Ushuaia e guardavo dall'alto, proprio come fosse questa immagine quasi, la nave laggiù ancorata nel porto, e dicevo, io domani prendo quella nave e parto attraverso il canale, ma dove andiamo? È veramente una sensazione incredibile, che emozione è stata? Allora, io ti dico, quando sono arrivata, cioè io ho fatto sia il primo viaggio che il secondo viaggio la crociera, perché secondo me, tra l'altro la crociera, mi sono sentita riprendere dal comandante, perché mi ero provata a definirla crociera, il comandante mi ha detto non si provi, questa è una spedizione. E accanto all'Australis che prendevamo noi c'era l'Australis che andava in Antartide, quando ho preso la nave l'ultima nel 2014, e è una sensazione incredibile, cioè l'idea, io me l'ero guardata sulla cartina, vedere questo giro che faceva, cioè arrivare poi a Capo Horn, cioè questa cosa qui veramente,
Io credo che cioè, questo, diciamo, questa spedizione che dà un valore incredibile alla Patagonia, cioè proprio è un modo di vedere la Patagonia, oggi è la festa della terra, e ecco, io tutte le volte che c'è qualche riferimento a una festa, diciamo alla natura, all'ecologia alla terra, io mi viene a mente quando ho fatto la navigazione. Quando ho fatto la navigazione la prima volta ho visto anche la cometa di Halley nel 2007, gennaio 2007, e il comandante, vedevo questa palla con una coda, e quindi sono andata giù in cabina, perché essendo navi molto piccole, cioè non è la Costa Crociere che ha 5.000 persone, ce ne sono 150-160, quindi c'è un rapporto anche diverso con il comandante. Quindi sono andata in cabina e ho detto, scusi, ma quella lì, cioè, signora, quella è la cometa di Halley, Quindi, cioè, per dire, se ci sono anche essendo in una situazione di luminosità praticamente a zero, cioè le stelle ti sembra di toccarle con un dito. Quindi è veramente, ecco, io non riesco a parole a esprimere. Quando io sono fatto il primo viaggio non c'era mio marito, quando sono tornata gli ho fatto vedere una marea di foto e lui mi diceva, ma sono belle, sì, però perché ne hai fatte tante? Quando ci è venuto mi ha detto, ecco, ora ho capito cosa intendevi quando mi facevi vedere questo e quest'altro, l'ho capito ora, perché è talmente bello, a chi ama la natura è talmente forte le emozioni che provi, che ecco, ripeto, per me è stata un'emozione fortissima, sia, ripeto, la prima che la seconda volta proprio. Ma anche qui non posso che essere d'accordo con te, perché ti devo dire che rimane, secondo me, e in questo hai fatto, da persona ovviamente che conosce perfettamente il territorio, che ha interesse a fare le cose nel modo migliore possibile, hai fatto un itinerario ricco di tantissime cose, ma fare un viaggio in Argentina, in Patagonia, senza vivere l'esperienza dell'Australis è veramente un peccato. Noi abbiamo clienti che sono tornati solo per rifare anche la parte della crociera, perché effettivamente, intanto io la chiamo crociera, ma è assolutamente corretto quello che dici tu, sono crociere di spedizione. Questa imbarcazione al pieno può arrivare a ospitare fino a 220 passeggeri, 210, ma non sono quasi mai pienissime, quindi è corretta anche la stima che facevi tu di 160-170 persone, che è la media dei passeggeri a bordo. Andiamo a vedere intanto un attimo insieme l'itinerario e poi parliamo delle esperienze che viviamo a bordo. Come abbiamo detto, noi in questo caso ci imbarchiamo da Ushuaia e dobbiamo dire una cosa importante: questa è l'unica compagnia di navigazioni, e ha solo due navi, che è autorizzata a fare questo tragitto che collegherà la città di Ushuaia in Argentina con la città di Punta Arenas in Cile, cioè con l'altro capo del Sud America a sud, cioè l'altra città più australe, in questo caso della parte della Patagonia cilena, o, visto che forse non è neanche corretto chiamarla Patagonia, perché così come quando siamo a Ushuaia siamo già in Terra del Fuoco, quando siamo in Cile siamo nella Región de Magallanes, la regione di Magellano. Vedete come poi il nome torna di nuovo durante il nostro racconto. Quindi ci imbarcheremo a Ushuaia e sbarcheremo 5 giorni dopo, la crociera ha una durata di 5 giorni e 4 notti, sbarcheremo in Cile a Punta Arenas. Questo è l'itinerario. Come vedete, tranne un brevissimo tratto, a parte quando siamo a Capo Horn, tranne un brevissimo tratto, il terzo giorno, sostanzialmente si naviga praticamente sempre al coperto, cioè siamo sempre all'interno. Quindi è una crociera nel corso della quale, peraltro, non c'è il rischio di soffrire il mare. L'unico punto dove esiste la possibilità che le condizioni meteo possano un pochino influenzare il viaggio è proprio Capo Horn, e questo però dona ancora più mistica, perché se fosse per tutti, se fosse facile, voglio dire, dov'è l'emozione? Invece l'emozione è che il 98% degli sbarchi, delle crociere che partono, riescono a sbarcare a Capo Horn, però un po' di rischio, signori, ce lo dobbiamo prendere, stiamo visitando uno dei punti più difficili, chi va per mare sa cos'è Capo Horn, quindi insomma, qui l'idea di essere sbarcati in un punto così mitico, così difficile da raggiungere, così impervio, è veramente quello che aggiunge ancora più emozione alla nostra esperienza. L'itinerario che abbiamo scelto appunto insieme a Anna Maria è quello che fa, come abbiamo detto, da Ushuaia a Punta Arenas, perché alla fine del viaggio ci sarà la possibilità di sbarcare all'Isla Magdalena. Adesso poi vedremo insieme alla fine perché è importante l'Isla Magdalena. Come dicevamo, 100 cabine, 210 passeggeri al massimo, 66 membri di equipaggio. È importante far notare questo, tu l'avrai visto senz'altro, Anna Maria, il livello, la qualità
non solo della capacità, della competenza, la preparazione delle guide, che sono tutti naturalisti e glaciologi, persone con una preparazione davvero straordinaria, ma il livello generale di servizio per essere dove siamo è spaventoso, perché siamo in una nave 5 stelle in un posto dove non c'è niente, quindi sì, è veramente sorprendente. Infatti, confermo assolutamente, c'è un servizio, a parte cioè, già quando entri l'arredamento della nave, che è in stile marina, è già quello, ti fa entrare, ti fa capire, ecco, la sobrietà della nave, ma anche proprio l'eleganza. Il trattamento di bordo, cioè si mangia benissimo, veramente, c'è veramente un servizio proprio anche a livello di ristorazione, di tutto, veramente ad alto livello. Io non me lo sarei mai aspettato, ecco, insomma, pensando che fosse una cosa molto più spartana. Anche le cabine sono veramente, ecco, insomma, belle, veramente il livello della navigazione è veramente alto proprio. E le cabine non solo sono belle, ma guarda che finestroni, poi tu hai scelto le cabine doppia A per il vostro viaggio, quindi le cabine che abbiamo al momento previsto per questo viaggio di marzo 2022 è una cabina doppia. Guardate che queste enormi finestre panoramiche, perché ci sono diversi spazi a bordo, adesso lo vedremo, dove si può tranquillamente godere del paesaggio oltre ai ponti esterni. Però ecco, svegliarsi al mattino, tirare la tenda e vedere già davanti a noi questo paesaggio straordinario, la sera guardarci ancora le stelle, è veramente veramente parte appunto dell'esperienza, parte della qualità di cui stiamo parlando. Anna Maria parlava del food, qui siamo nella parte del ristorante, e il livello della gastronomia di bordo è altissimo, soprattutto, ripeto, per dove siamo è sorprendente. È un all inclusive, nel senso che tutti i vini sono inclusi, e faccio notare, la compagnia è cilena, i vini cileni sono tra i migliori vini del mondo, quindi si beve benissimo, si mangia benissimo, open bar, quindi per gli amanti del cocktail dopo cena, ecco, da sapere che non c'è da tirare fuori più niente. Dimenticatevi il portafogli dentro la cassettina di sicurezza della cabina, perché non avrete occasione di spendere più nulla una volta che siete a bordo, salvo che nella boutique di bordo vogliate comprare un ricordo, un cappellino, una sciarpa, qualcosa che so che comprerete, perché insomma portarsi a casa un oggetto con la scritta Australis Cap Horn, io l'ho visto fare a tutti, quindi secondo me lo faranno anche i tuoi, Anna Maria, lo faranno anche i tuoi. Quindi cucina nazionale e con prodotti anche locali, vi dicevo, questi grandi saloni panoramici con queste vetrate straordinarie per godere del paesaggio durante i momenti della navigazione, perché l'esperienza cosa prevede? Prevede due sbarchi al giorno, normalmente uno al mattino e uno al pomeriggio, con la navigazione intermedia durante l'ora normalmente del pasto, e poi la navigazione notturna per spostarci. Quindi durante la navigazione noi sbarchiamo normalmente divisi in gruppi al primo mattino, ci rimbarcheremo, pranzo a bordo navigando, un po' di tempo talvolta a disposizione prima del secondo sbarco pomeridiano, e quindi intanto tempo per passare nei saloni insieme ai nostri compagni di viaggio, dei piacevoli momenti per chiacchierare, condividere le emozioni e godere di questi paesaggi che la nave, appunto, grazie a queste vetrate ci mette costantemente a disposizione. E l'open bar, quindi qui lo citiamo, va fatto, secondo me insomma è giusto dirlo, che la sera non è che qui si fa tardi, ecco, non è la crociera col ballo col capitano, il tacco 12, dimentichiamoci tutto questo. Questo molto informale, pur in un ambiente raffinato, è tutto assolutamente informale, e quindi ecco, non è che c'è proprio la discoteca a bordo, però sicuramente la sera, pure dopo una giornata impegnativa, fa piacere venirsi a bere un drink e condividere ancora appunto quelle che sono state le emozioni della giornata. Che quali sono? Sono queste, sono sbarcare nel mezzo del nulla su dei gommoni, che loro chiamano gli Zodiac, prende il nome dal più importante marchio ovviamente mondiale di gommoni, che in Sud America tutti chiamano Zodiac. Si sbarca divisi in gruppi a bordo di questi Zodiac per raggiungere dei luoghi assolutamente incredibili. Siamo nel mezzo del nulla, questa è la sensazione veramente straordinaria. Penso che più di questo, veramente, tu prima citavi l'Antartide, ecco, forse solo in Antartide si può trovare qualcosa di altrettanto remoto, qualcosa di altrettanto così, dove ci si sente nel mezzo veramente del nulla. Quindi paesaggi, flora, fauna, occasione di vedere ghiacciai colganti, come vengono chiamati, cioè ghiacciai ancora appesi alle montagne, come quelli che magari troviamo nelle nostre Alpi, ma soprattutto ghiacciai che poi in realtà arrivano e si tuffano fino al mare. Il ghiacciaio Pia rimane, secondo me, uno dei più belli che si possono vedere durante la navigazione. Guardate che roba, è maestoso, fino a oltre 100 metri di altezza la parete davanti, non il totale, se guardate solo la parete frontale siamo oltre i 100 metri di altezza.
veramente un'emozione incredibile. Questa è una foto di uno dei gruppi con cui ero io, il mutismo, cioè il silenzio. Si sta lì intontiti, praticamente siamo veramente davanti a qualcosa che ci rimette al nostro posto. E dice, aspetta, fermi tutti, buoni un attimo. Poi, diciamolo, Anna Maria, un'altra cosa importante, non funzionano i cellulari durante la navigazione. Si sta quattro giorni senza il telefono. Ma sai che è un'esperienza per noi, che siamo tutti sempre costantemente connessi, veramente straniante, ma bellissima. Il primo giorno, però, ci sono quasi le crisi di dipendenza. Ti dico una cosa, io ti dico l'esperienza con i miei clienti. Allora, generalmente quando non funziona il cellulare, mi è successo in Mongolia, in altri posti, no? Perché, come facciamo, come non facciamo? Allora, in Patagonia, durante la navigazione, nessuno mi ha chiesto niente, che secondo me sei talmente preso da questa, dalla magnificenza, dall'enormità della natura, che veramente ti rassetta il cervello, te lo rimette, diciamo, al suo posto, quindi sei preso solamente da quello che è la natura, e cioè ti rimette a posto veramente, è una sensazione che ti rimane, e ti rimane anche negli anni, perché io, ripeto, l'ultima volta sono passati già 7 anni, però ecco, quando vedo queste immagini io chiudo gli occhi e mi viene proprio, mi batte il cuore proprio, perché ho provato veramente delle sensazioni incredibili. Quindi veramente il cellulare serve per le foto. Ecco, per chi non è un fotografo, quindi con macchine incredibili come me, che io sono cellulare dipendente per le foto, ecco, rimane per quello il cellulare. È verissimo, è verissimo. Io il primo giorno vedevo gente in crisi d'astinenza, girando col telefono in mano, cercando se prendeva da qualche parte, poi l'hanno, come dicevi tu, usato solo per le foto. No, ma è curioso, fare un viaggio in cui per 4-5 giorni siamo completamente sconnessi è un altro regalo. Di questo viaggio, è un'altra emozione veramente. Però ecco, rassicuriamo tutti, la nave dispone di un telefono satellitare, se avete bisogno di comunicare con i parenti a casa, di ricevere una comunicazione, siete sempre nelle condizioni di essere contattati, e in caso di necessità voi di contattare chi volete, questo sì. Però ecco, i cellulari, niente, ha ragione Anna Maria, solo come macchina fotografica. Queste camminate, queste passeggiate che si svolgono una volta che si sbarca con i gommoni possono essere più o meno impegnative, e le guide durante le conferenze, perché ogni giorno, dovete sapere, ogni tardo pomeriggio, prima di cena, è previsto un incontro con le guide che ci spiegheranno le attività del giorno dopo, l'orario previsto per gli sbarchi dei vari gruppi che sono stati formati a bordo, come funzionerà l'escursione, quanto durerà, se è più o meno impegnativa o non impegnativa, e addirittura vengono offerte, non sono impegnative assolutamente, sono adatte a tutti, chiariamolo, passeggeri veramente di ogni età, serve veramente quel minimo di mobilità che serve per sbarcare dalla nave e salire sul gommone. Quella è l'operazione più difficile. Mi interrompo un secondo, io quando sono andata la prima volta ho portato una signora di 87 anni che ha fatto tutto, 87 anni, quindi è veramente fattibile come viaggio. Assolutamente. Riportata anche indietro. A parte, vabbè, io so che i tuoi sono un po' attivi, quindi scommetto che la signora di 87 anni, se ci mettiamo a fare una camminata, mi lascia indietro, sei una tua cliente. Però, detto questo, viene offerto a bordo, appunto, per i passeggeri più attivi, anche la possibilità di scegliere camminate magari talvolta un pochino più impegnative, quindi magari dire, invece di sbarcare alle 8 del mattino con gli altri, si sbarca alle 7:15 e si fa una camminata più lunga. Quindi ecco, sappiate, per chi ha più, come dire, necessità adrenalinica, che ci sono anche escursioni un pochino, come dire, più adatte a questo tipo di richieste. Guardate questa immagine della nave laggiù. A me ogni volta che io sbarcavo a Anna Maria e vedevo la nave da sola lì nel mezzo del nulla, dico, ma non è possibile. Cioè, guarda dove siamo. Quel puntino laggiù, quella roba minuscola, è la nostra nave. È incredibile. Quindi, come vi dicevo, si sbarca con questi gommoni, si raggiunge terra e si fanno camminate per vedere i vari paesaggi. Ad esempio, una sosta che si fa sempre a Baia Vulaia, interessante anche per la storia dell'uomo, che sulla questa parte della Terra del Fuoco, quindi c'è un piccolo museo che si può visitare, ma sicuramente, l'ha detto Anna Maria al principio, il punto più alto della navigazione con l'Australis è lo sbarco a Capo Horn, ed è anche il punto più emozionante, perché fino alla sera prima, anzi, fino alla mattina, per la verità, perché la sera prima c'è questo avance informativo, cioè la riunione in cui le guide ci spiegano come funziona domani. E intanto un'informazione: quando si sbarca, avete visto che ovviamente sui gommoni tutti hanno i giubbotti di salvataggio, in tutte le camminate, in tutte le escursioni il giubbotto si lascia, si sbarca a terra, ci sono dei punti in cui si lasciano i giubbotti divisi per taglia, small, medium, large, prima di rimbarcare sui gommoni e tornare a bordo si recuperano i giubbotti di sicurezza, i giubbotti di salvataggio.
quando si sbarca a Cap Horn, il giubbotto si tiene tutto il tempo. Perché? Perché siamo in un punto in cui se il comandante richiama i passeggeri a bordo, veloci, 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 via, via, via a bordo. Siamo in un punto dove il mare può cambiare, l'incrocio dei due oceani. Qui se il mare cambia improvvisamente bisogna essere rapidi per rientrare a bordo. Quindi intorno a tutta questa mistica della difficoltà, dell'eccezionalità del luogo in cui ci troviamo, ci viene fatta la presentazione del programma del giorno dopo, dicendoci guardate che solo domattina il comandante ci dirà se lo sbarco è autorizzato. E allora si va a dormire e se la mattina arriva l'annuncio, giubilo. Io sento grida di gioia, sì, si sbarca! Perché è così, insomma, si rimane lì fino all'ultimo minuto in attesa della bella notizia. Sbarco a Cap Horn, quindi prima di raggiungere questo punto, questo isolotto, che è territorio cileno, in realtà gestito dalla Forza Armata cilena e il cui simbolo è questo straordinario albatros, simbolo della grande libertà, diciamo, del volo. Funziona così, si arriva con i gommoni, si fa questa scalinata e poi arrivati in cima, sì, la camminata fino al monumento dello Salvatros. E come vedete hanno tutti ancora addosso il giubbotto di salvataggio, perché come detto, se serve bisogna rientrare il più veloce possibile. Non voglio mettere ansia a nessuno, si fa tutto in massima sicurezza. Stiamo parlando di una compagnia che fa tutto veramente secondo degli standard di sicurezza assolutamente altissimi. Quindi ci si gioca anche un po' su questa cosa, ovviamente, della difficoltà di raggiungere Capo de Hornos, ma fa parte dell'esperienza. Quindi arrivare qui, ecco, sappiate che per andare più a sud di qui o farete una crociera che vi porta in Antartide, che è proprio roba per pochi, e per i costi e per la durata e per il sacrificio che rappresenta attraversare il mare di Drake, quello che vedete lì davanti, uno dei mari più difficili da navigare del mondo, e questo altrimenti è il punto, diciamo, comodamente raggiungibile più a sud del nostro pianeta. Dicevamo all'inizio che abbiamo scelto con Anna Maria l'itinerario che va da Ushuaia a Punta Arenas per permettervi di vivere questa esperienza, cioè lo sbarco all'Isla Magdalena, perché altrimenti per vedere il pinguino di Magellano, di nuovo, eccolo il nome che torna, per vedere questo simpatico esemplare dobbiamo arrivare qui. E quindi non c'è in questo viaggio, ad esempio, la penisola di Valdés, faccio menzione perché è una scelta che abbiamo fatto insieme ad Anna Maria, dove normalmente si va proprio per vedere i pinguini e le balene. In quel periodo marzo le balene non ci sarebbero comunque, e quindi giustamente abbiamo detto va bene, allora scegliamo però l'itinerario della navigazione che permetta ai clienti di vedere i pinguini. E quindi è stato incluso, appunto, è stato scelto questo itinerario con lo sbarco presso il Monumento Natural Los Pinguinos. E anche qui, tanto per cambiare, Anna Maria, ci sei stata e l'hai visto, e quindi ti chiedo com'è visitare quest'isolotto nel mezzo dello Stretto di Magellano, di nuovo, dove troviamo questa colonia che arriva a ospitare fino a 80.000 coppie di pinguini. È incredibile, è veramente stata un'emozione incredibile anche questa, perché cioè vedere i pinguini nel loro ambiente, io ho visto anche la penisola di Valdés, però ti dico, i pinguini dell'Isola Magdalena, perché i pinguini le immagini col freddo, le immagini col vento e tutto, e qui c'è, come vedete, sono ben vestita, c'è freddo, vento, non manca niente. E quindi vedere questi pinguini che, vedete, ci sono le corde, ti devi fermare per farli passare, perché loro ovviamente sono a casa loro, hanno la precedenza, è stata veramente una scelta, cioè una bella scelta visitare l'isola di Magdalena, perché è proprio, ecco, un essere a contatto con questi animali che sono simpaticissimi, e vederli dal vivo camminare, muoversi, è veramente fantastico. Ripeto. Io sono di parte, Anna Maria, guarda cosa ho dietro, non so se lo vedi. Aspetta, io anch'io sono di parte, perché ora ce l'ho lassù, ma anch'io ho il pinguino qui. Sono di parte, sono un innamorato dei pinguini di Magellano, perché come dicete sono simpaticissimi. Allora, io mi sono presa una litigata da un ranger che era qui, perché ovviamente ti dicono che devi dargli la precedenza, non devi fargli il verso. Io mi è venuto spontaneo mettermi a camminare dietro un pinguino facendogli, mi sono sentita chiamare, ma ha fatto una parte che non ti dico, però è stata una monellata più forte di me proprio. Perché ritorni anche un po' bimbo, perché cioè, questi sono gli animali che, cioè, da piccolina, no? I pinguini che sono così buffi nel camminare, quindi cioè, quando li vedi torni veramente a provare le emozioni proprio da bambina. Proprio. È così. Infatti, secondo me, tra l'altro, questa è la pinguinera più bella di tutto Sud America, perché è la più aspra, la più autentica, la più difficile da raggiungere, quindi anche quella meno visitata e quindi più autentica. Io trovo che sia tra le pinguinere che si possono visitare in Patagonia e Terra del Fuoco, senza dubbio, la più bella.
poi il faro che c'è sull'isola di Magdalena è di nuovo un qualcosa di mitico, il faro che traccia le rotte dei naviganti che attraversano lo stretto di Magellano. Quindi di nuovo siamo in questo contesto naturale straordinario, sbarchiamo tra lo stretto di Magellano a Punta Arenas e da qui, trasferimento via terra, circa 3 ore raggiungiamo Puerto Natale, su un piccolo paese che però è la capitale turistica della Patagonia cilena, affacciato sul fiordo de Ultima Speranza. Che cos'è l'Ultima Speranza? Era l'ultima speranza delle navi di Magellano di trovare il passaggio a ovest. Quindi guardate quanti nomi evocativi di questo viaggio mitico. Siamo quindi, come detto, a Puerto Natales. Normalmente la maggioranza dei programmi turistici, per ragioni e di costi e di operazione logistica, prevedono il pernottamento qui. Puerto Natales è a 1 ora e 15 minuti circa dal Parco Nazionale Torres del Paine, che poi è l'obiettivo della visita della Patagonia cilena. Cioè questo straordinario santuario ecologico caratterizzato non solo dalla presenza di appunto la flora, la fauna che lo caratterizza, quindi in questo caso vediamo i guanacos, che sono i cugini, chiamiamoli, dei lama e degli alpacas che vivono nell'altopiano. Qui siamo nel basso piano, siamo pochi metri sopra il livello del mare dentro il parco, e quindi questi appunto guanacos che in migliaia vivono liberamente all'interno del parco, parco dichiarato riserva mondiale della biosfera e patrimonio naturale dell'UNESCO, è un santuario ecologico, come dicevo, straordinario. L'obiettivo è visitare questo splendido parco nazionale. Anna Maria ha scelto per il programma di valutare la possibilità del pernottamento, quindi il programma prevederà, se logisticamente manca un anno, e quindi è chiaro che ci sono alcuni aspetti tecnici che dovremo andare un po' a rivedere più avanti, quando alcune cose saranno un po' più certe, visto che siamo appunto in un periodo un po', come dire, di fermo anche in questi paesi, però diciamo che l'intenzione, visto che mi spiegavi Anna Maria, molti dei tuoi sono dei grandi amanti del trekking e delle camminate, oltre che godere del paesaggio come si potrebbe fare durante una visita normale, quindi dalla mattina alla sera muovendoci con il pulmino e magari delle brevi passeggiate in questi paesaggi straordinari, guardate i blocchi di granito dei Cuernos del Paine, che sono quelli che danno il nome al parco nazionale, dal livello del mare, come dicevamo, praticamente svettano fino a oltre 2000 metri di quota davanti a noi, quindi sono veramente delle torri impressionanti. Ci sarà la possibilità, oltre alle soste panoramiche, appunto pernottando all'interno del parco. Questa è una delle strutture che ad esempio troviamo, quindi sono delle strutture rustiche in stile che richiamano veramente quello che è l'architettura tipica della Patagonia. Ci troviamo dal parco dove possiamo andare a fare dei trekking, perché come ti dicevo Anna Maria, ricordo che mi hai specificato che siete dei grandi amanti delle camminate. Ovviamente camminate semplici, non è che andremo a fare delle camminate difficili, però ecco, ci piacerà, è bello godere anche proprio di uscire un po' dai sentieri dove ci si muove con i mezzi, ai sentieri dove ci si muove solamente a piedi, perché si arriva in punti panoramici che sono splendidi, e comunque i percorsi che faremo sono assolutamente adatti a tutti, a chi è abituato a camminare normalmente, sono diciamo delle belle passeggiate, e vi posso garantire che questo parco anche, ecco, è un'altra cosa per cui a me la Patagonia mi entusiasma, perché ci sono dei panorami che sono spettacolari, cioè veramente sono questi laghi con dei colori che sono fantastici, e quindi se riusciremo inseriremo proprio anche queste piccole camminate, queste diciamo passeggiate, proprio per andare a scoprire ancora di più quello che è la natura che offre questo posto meraviglioso. E tu conosci, perché tanto per cambiare sei stata anche qui, quindi io qui volevamo fare una presentazione solo con le tue foto, poi ne abbiamo trovate anche qualcuna nostra, però in realtà, però sì, insomma il Parco Nazionale è sicuramente una di quelle visite imperdibili, ma è ora di rientrare in Argentina, quindi poi che sia partendo dal parco, che sia da Puerto Natales, qui la mappa di Google mente, perché con i passaggi di frontiera abbiamo 5 ore in totale che percorriamo attraverso, come dire, comodamente sistemati su questi bus di linea modernissimi, ultimissima generazione, gli stessi che girano in Europa, tanto per capirci, con le collegamenti addirittura ai cavi USB per caricare il telefono, insomma, sono proprio confortevoli e sicurissimi. Entriamo in territorio argentino perché qui dobbiamo ancora fare un paio di cosine niente male, perché ci siamo tenuti anche qui, l'Australis è l'Australis, ma il Perito Moreno è il Perito Moreno. E allora entriamo nel Parque Nazionale Los Glaciares, ci sarà la possibilità per chi desidera di fare una piccola navigazione di 1 ora sotto il ghiacciaio, ma questa è l'esperienza, fare la camminata lungo le passerelle e vedere questo spettacolo qui. Ora immaginate che questo fronte che avete davanti è largo 3 chilometri ed è alto circa 70 metri. 70 metri è un palazzo di
23 piani. Allora, pensate nella vostra città un palazzo di 23 piani, poi pensate che un isolato delle nostre città, normalmente largo circa 100-120 metri, moltiplicatelo per 30, e pensate che il Perito Moreno è quel palazzo di 26 piani per 30 isolati. Questo è il fronte che vede davanti, è una cattedrale di ghiaccio impressionante, è il monumento naturale più celebrato del Sud America, di fatto, oltre che il ghiacciaio più famoso del mondo, e quindi c'è la possibilità di passare l'intera giornata passeggiando sostanzialmente davanti al fronte del ghiacciaio, ma poi anche qui adesso lo diremo, ma prima vi faccio vedere un'altra immagine e poi un brevissimo video e chiederò l'aiuto a Luca, perché qui cosa vediamo di straordinario? Questi blocchi di ghiaccio che si tuffano nel ghiacciaio, quelli che vengono chiamati desprendimento, cioè punti in cui il ghiaccio si rompe e si tuffa nel lago. E quello è proprio come un palazzo, perché quel blocco che state vedendo, alto 70 metri e largo 25, 30, 40 metri, che va giù, è come vedere un edificio di ghiaccio che si tuffa nel lago, con un rumore veramente incredibile, ed è uno spettacolo che toglie veramente il fiato. Chiedo allora aiuto a Luca per un brevissimo video che ci dà un po' l'idea. Cos'è che aspettiamo quando siamo lì davanti? Bene, allora dovete sapere, spero che insomma abbiate percepito, anche se è molto difficile con un video, di che cosa stiamo parlando, che per trovare un video senza le urla della gente sotto, dell'emozione, è stato difficilissimo. Ci abbiamo messo un sacco di tempo, infatti la qualità video non è neanche delle più eccelse, perché è difficilissimo riuscire a trovare un video in cui non ci siano le persone che wow e urlino, perché quello è lo spettacolo. Si sta lì davanti al ghiacciaio che si dice parla, questa è la voce del Perito Moreno, e siamo davanti veramente a un altro momento epico, come dire, top veramente della nostra esperienza in Patagonia. Ma andiamo avanti, siccome Anna Maria non se ne vuole far mancare una, ha deciso di offrire anche a chi vuole, non per tutti, la possibilità di fare il mini trekking sul ghiacciaio. Quindi ci sarà la possibilità di scegliere tra la visita classica, quella che abbiamo visto prima con la passeggiata sulle passerelle, o questa esperienza un po' più, diciamo, avventurosa, ma anche questa adatta a tutti. C'è solo un limite di età imposta per ragioni assicurative, che è 65 anni di età, però la camminata con questi lamponi è assolutamente facile e sicura, quindi non ci sono problemi. Però ecco, per chi vuole, per chi può vivere l'esperienza di passeggiare sul Perito Moreno, non è cosa da poco. E per concludere con la parte di Calafate, ma non è la fine del nostro viaggio, manca ancora una piccola cosa, poi vi saluterò, è la navigazione sul Lago Argentino, per raggiungere cosa? Le Stanzia Cristina. Perché di navigazioni, guardate, allora, di immagini così se ne possono vivere tante. Chiunque farà una navigazione sul Lago Argentino vedrà questi bellissimi iceberg che si staccano dai fronti degli ghiacciai e vanno navigando fino a disciogliersi appunto nel lago. Ma anche in questo caso, se abbiamo scelto con Anna Maria l'esperienza più completa, più ricca, che è quella che si chiama appunto Estancia Cristina, perché oltre all'aspetto naturalistico, quindi l'immersione nel paesaggio, ci sarà lo sbarco presso questa estancia, che è una testimonianza della storia dei primi pionieri che si sono trasferiti a vivere qui. Questa era la casa della famiglia Masters, qui un signore che si chiamava Percival Master, e Cristina era una delle figlie, a lei è dedicato il nome delle stanze, si trasferì nel 1914 in un luogo che vi assicuro che ancora oggi fa quasi paura l'idea di fermarsi a dormire lì quando qualcuno desidera farlo, perché è veramente di nuovo nel mezzo del nulla, ci va un certo, come dire, coraggio a essere soli nella natura. E quella casa oggi si chiama Museo Costumbrista, perché è il museo che racconta gli usi e i costumi dei primi pionieri che si sono trasferiti a vivere in Patagonia. Quindi visita del museo, pranzo, escursione con le 4x4 per raggiungere il Mirador dell'Uppsala, cioè questo punto quassù, 3 minuti di camminata, nulla di più, e arriviamo qui, da dove possiamo godere di un paesaggio che non avremmo potuto vedere così neanche dall'Australis, per la verità, perché se non siamo così in alto non riusciamo a renderci conto che cosa c'è dietro a quell'enorme cattedrale di ghiaccio, come dicevamo prima parlando del Perito Moreno. Ecco, arrivare quassù al Mirador dell'Uppsala, Uppsala è il nome del ghiacciaio che stiamo vedendo,
significa rendersi conto qual è l'estensione del ghiacciaio dietro al suo fronte. Quindi, di nuovo, non posso che condividere la scelta di Anna Maria di includere questa navigazione in particolare. E di nuovo inclusa, perché Anna Maria ha provato anche questa. Ti faccio una domanda, perché te la voglio fare, perché questa è d'obbligo. Ma dopo aver fatto 5 giorni, 4 notti di navigazione sull'Australis, ci serviva un'altra navigazione per vedere i ghiacciai? Assolutamente sì, perché vedere questa, cioè io quando l'ho fatta, che è dalla mattina alla sera, mi dicevo, ma come sarà tutto il giorno, come faremo, cioè magari ci annoiamo, cioè, avevo veramente tanti, tanti dubbi. Sono arrivata alla sera, non me ne sono neanche accorta, perché è talmente tanto quello che hai, da tutti questi ghiacciai che si tuffano sul lago, che questi ghiacciai, questi iceberg che te li trovi vicini con i vari colori, con le tonalità, veramente siamo arrivati a scendere, abbiamo detto ma è già finita? E quindi sì, io ai miei clienti, cioè, voglio che provino, ecco, sono emozioni che io sto guardando queste foto e sono qui che le sto rivivendo e sto riprovando veramente, cioè proprio i brividi che ho provato anche durante la navigazione. Tra l'altro è anche molto confortevole, assolutamente. Quindi assolutamente sì, ritengo di offrirglielo proprio. Sono d'accordo con te, te l'ho fatta apposta la domanda, ovviamente non, sai che non posso che essere d'accordo con te, anche perché noi abbiamo visto dei ghiacciai che si tuffano nel mare e questa sarà la prima occasione in realtà per vedere i ghiacciai nel lago, perché anche il Perito Moreno stesso si tuffa proprio nel lago argentino. Quindi è sicuramente la chiusura ideale di questa tappa di viaggio, ma Anna Maria ne ha aggiunta ancora una, poi gli abbiamo detto Anna Maria basta, perché sennò li teniamo fuori 2 mesi e mezzo, quindi insomma in realtà il viaggio così come è stato disegnato dura circa 17 giorni e quest'ultima tappa però di nuovo è la prova di quanto in questo viaggio si fa proprio tutto. Perché è una tappa di quelle che pochi viaggi includono e che invece merita assolutamente dal mio punto di vista di essere inclusa, che è la visita di El Chalten. Siamo a 3 ore di strada circa da Calafate e questa è la Mecca degli amanti del trekking e delle camminate, oltre che degli scalatori. E una di quelle vette che vedete lì, una si chiama Cerro Torre, l'altra si chiama Fitzroy, quel comandante, capitano della nave del Beagle, che poi ha dato il nome al canale su cui affaccia appunto la città di Ushuaia. E questo piccolissimo paesino che si chiama Chalten è laggiù, piccolo, ancora veramente si deve quasi sviluppare turisticamente, ci sono delle strutture, però voglio dire, noi abbiamo valutato ovviamente di fare questa visita in giornata per evitare ulteriori cambi di albergo. E si parte al mattino, si arriva per fare cosa? La camminata per raggiungere la Laguna Capri, di nuovo una camminata adatta a tutti, sono 4 km andare, 4 a tornare su un sentiero assolutamente semplice, quindi con piccolissime pendenze, veramente minime, per apprezzare però questo che dopo e insieme anzi al Torres del Paine è sicuramente uno dei paesaggi più suggestivi della Patagonia argentina, in questo caso mentre eravamo in Cile, come dicevamo prima, a Torres del Paine. Quindi vale la pena secondo me concludere, è la degna conclusione di un viaggio in cui non manca veramente nulla, il paesaggio è così, si rimane seduti, questa è la mia foto di tanti anni fa, si rimane seduti in silenzio da soli, ci si separa e si guarda e si contempla la magia. Questo è il punto finale della camminata alla Laguna Capri e come detto, camminata adatta a tutti, veramente altra esperienza imperdibile. Però è ora di rientrare a Buenos Aires, il programma prevederà il pernottamento e l'indomani un po' di tempo per visitare magari la libreria più bella del mondo, secondo molti, è l'Ateneo, un ex teatro convertito oggi in una splendida libreria, o perché no, per gli amanti del genere, anche il Teatro Colón, che è uno dei teatri d'opera anch'esso più importanti del mondo. Insomma, un pochino di tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto e salutare la nostra Argentina lo avremo ancora, quindi un ultimo abbraccio a Buenos Aires lo potremo dare in questa mattinata e poi sì, il nostro viaggio qui si conclude, è ora di tornare a casa con forse 2 soldini in meno sul conto, ma quanta emozione, quanta ricchezza in più nella nostra vita. Io non posso fare altro che ringraziarvi e chiedere se ci sono delle domande e alle quali risponderò se so la risposta, se no tossirò, ecco, se mi sentite tossire vuol dire che non so la risposta, eh no, scherzo ovviamente. Allora, io volevo solamente dire una cosa. Dunque, il viaggio è veramente adatto a tutti.
perché anche dove abbiamo messo delle camminate, a parte sono camminate semplici e fattibili da tutti, cioè non ci vuole il camminatore o chi fa le scalate, eccetera, sono veramente, ve lo posso garantire, sono veramente, veramente semplici. E poi, cioè, nel senso, se una persona non se la sente di fare, ci sono delle alternative, cioè assolutamente, cioè, nel senso, ci sono, insomma, dei paesaggi da vedere bellissimi anche senza fare, delle grosse camminate, quindi è un viaggio che è veramente adatto a tutti proprio, e perché anche, cioè, non è né faticoso, insomma è un viaggio importante perché chiaramente sono diverse ore di volo, eccetera, però è assolutamente godibile da tutti. È un viaggio che è il mio lavoro, sono un agente di viaggio, sono un amante del mondo, perché cioè, proprio per me il viaggio è proprio la mia linfa vitale, però credetemi, le emozioni che ho vissuto in questo viaggio, sia nel primo e nel secondo, io quando ho un attimino così di malumore mi vado a riprendere il mio dischetto che mi sono fatto con le foto e mi rimetto, cioè mi ridà quell'energia, quella forza che veramente che mi ha lasciato questo viaggio. Quindi a prescindere che tutto il mondo è bello da vedere, ma la Patagonia è la Patagonia, veramente. Sono d'accordo con Chatwin che è il viaggio, con la V maiuscola, ma bella maiuscola proprio. È così. Dicevo, non so se abbiamo qualche domanda, Anna Maria. Credo di no, perché cioè, sei stato estremamente esauriente. Io comunque vi aspetto in ufficio, perché qualsiasi programma sarà pronto a breve, proprio come itinerario, e quindi anche con le date e con tutto. E così, insomma, se vi serve già qualche chiarimento, magari vi andrete a rivedere il video perché rimarrà nella nostra pagina, quindi ve lo potrete rivedere quando lo volete, così insomma lo metabolizzate un attimino, e noi siamo a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni possibili. Quindi niente, io ti ringrazio Francesco, perché avevo detto che eravamo in ottime mani, e così è stato assolutamente. Sei gentilissima, no, ringrazio io voi, perché soprattutto in questo momento poter parlare di ciò che così tanto amiamo è vitale per noi, quindi grazie davvero, grazie di essere rimasti fino alla fine ad ascoltare questo racconto, e speriamo davvero di avervi, fatto vedere qualcosa che vi sia piaciuto. Fatto sognare un pochettino, almeno cominciamo esatto. Con questo. Grazie a tutti di esserci stati ad ascoltare, e ripeto, vi aspettiamo numerosi. Passo. Grazie, ciao a tutti. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.